Antonio Di Pietro, intervenendo nel dibattito sulla fiducia del governo Berlusconi, ha detto che l'Italia non va rilanciata, va cambiata, e credo che questo sia un concetto assolutamente vero, assolutamente realistico. Noi abbiamo problemi di credibilità internazionale e purtroppo la figura di Berlusconi non è che ci aiuti di molto a superarli, ma anche tutto il nostro sistema economico ha problemi di credibilità internazionale, in particolare quello finanziario, in parte legato anche alle vicende americane, ma non solo per quelle. E per cui il problema, per esempio, della contiguità tra politica e sistema finanziario è un problema che torna quotidianamente all'attenzione. È vero che le banche una volta erano praticamente tutte dello Stato, ma quando si sono privatizzate non è stata una vera privatizzazione. Noi abbiamo ancora oggi un rapporto di contiguità tale per cui la politica chiede spesso aiuto alla banca e ovviamente poi la politica lo deve pagare questo aiuto attraverso leggi che sono, invece di andare a favore dei risparmiatori, vanno a favore del sistema finanziario. E ne abbiamo alcuni casi. Un caso è quello, per esempio, di Alitalia. Alitalia perde 3 milioni al giorno, quindi il cosiddetto prestito ponte finirà in fretta, e a quel punto che cosa succede? Perché Berlusconi in campagna elettorale ci aveva promesso la cordata, nessuno la vede, l'unica cosa che è certa è che chiederanno ancora alle banche di intervenire per salvare l'Italia o per fare qualche cordata che altrimenti nessun imprenditore si sognerebbe di fare, perché evidentemente vorrebbe ricevere dei quattrini per comprare l'Italia, non certo metterci capitali freschi. Allora, questo dimostra un problema molto serio, e d'altronde, scusatemi, è immaginabile che a guidare uno dei personaggi che guida una parte rilevante del nostro credito, del nostro risparmio, quel Cesare Geronzi, che ha ricevuto già una condanna a 8 mesi per bancarotta, è indagato e rinviato a giudizio per altre bancarotte nelle vicende Parmalat, in vicende connesse a quel crack finanziario, eppure lui continua a gestire il risparmio degli italiani. Come è immaginabile che questo paese cambi se il sistema è questo qui? E d'altronde lo vediamo anche che la politica in realtà favorisca il sistema, lo vediamo perché ci è voluto più di un anno perché l'autority per la concorrenza si decidesse ad aprire un dossier su 10 banche che non hanno ancora dato attuazione alla portabilità dei mutui. Oggi molte famiglie soffrono perché le rate dei mutui per le case sono cresciute tantissimo, vorrebbero rimodulare il loro debito trasformandolo in più anni e con un tasso ad esempio fisso per non correre più quei rischi, però le banche cercano in tutti i modi di non farlo perché ci stanno guadagnando tantissimo. Eppure ci è voluto un anno perché il sistema iniziasse ad intervenire. Questo è già costato quasi 6 miliardi di euro ai risparmiatori italiani. E d'altronde io penso che si debba intervenire rapidamente proprio perché altrimenti tutto il sistema perde credibilità. Io farò una proposta, e cioè che al termine di questo dossier, siccome queste banche saranno condannate a pagare una multa per non avere attuato questo principio della portabilità dei mutui, quei mutui vanno a vantaggio proprio dei loro clienti che avevano chiesto di poterli cambiare e a cui la banca ha risposto in modo negativo.